Albano che risi, Romina è imbarazzante sul web, ecco cosa è accaduto. Albano Carrisi e Romina Power sono la coppia musicale per eccellenza e dal loro grande amore sono nati 4 figli. In occasione dei suoi 55 anni di carriera, Albano ha creato un show 55 passi al sole al quale prenderanno parte anche le sue figlie Cristela e Romina. Sorelle legatissime e amanti dell'arte e della musica come mamma e papà. A mancare è l'unico maschio della coppia, Iari, sempre in giro per il mondo. Ma quando ha un attimo non perde tempo a raggiungere le sorelle e il papà per completare il bellissimo quadretto di famiglia di cui fanno parte. L'immancabile Romina Power è anche lei sul set delle riprese dello spettacolo più atteso del momento. L'ex moglie di Albano delizia i suoi fan sbirciando dietro le quinte e riprendendo cosa accade attraverso il suo profilo Instagram. Una foto particolare fa il giro del web e imbarazza la figlia Romina. Spesso, si sa, che il rapporto tra genitori e figli non è sempre rosa e fiori. E può capitare di non condividere gli stessi punti di vista, è quello che è successo tra mamma Romina e sua figlia omonima. A renderlo pubblico è proprio la Power che con uno scatto postato fa morire di vergogna Romina. Romina Power imbarazza la figlia dietro le quinte di 55 passi al sole. La foto in questione postata su Instagram ritrae Romina Carrisi sbellicarsi dalle risate. Il perché se lo sono chiesto in molti, ma Romina Power non si è fatta attendere nelle spiegazioni. Nella didascalia spiega che la figlia è intenta a ridere per una sua stessa battuta, le quali solitamente sono divertenti solo per la sottoscritta. Romina ha sempre la battuta pronta ma ride solo lei, commenta la Power con ironia. Dopo questa piccola sbirciatina dietro le quinte tutti aspettano ansiosi il programma e chissà che protagoniste non saranno proprio le battute della piccola Romina Carrisi. Albano e Romina Power a C'è posta per te per parlare d'amore. Che sabato sera sarebbe senza Maria De Filippi. Per tutti i fan della Posta del Cuore e della Beniamina di Canale 5 il 19 gennaio, alle 21:10. Torna l'appuntamento con la seconda puntata del nuovo ciclo di emozionanti storie di C'è posta per te. Coinvolti nelle vicende del popolo tanti VIP, tra cui i giocatori della grande Juventus Andrea Barzagli, Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci. Una coppia, però, sappiamo già che ruberà la scena a tutti, ospiti speciali di Que & Mary questo sabato saranno Albano e Romina Power. Albano e Romina festeggiano 55 anni insieme, il regalo commovente della figlia. La coppia più amata della musica torna a farci sognare. Dopo la notizia del tanto atteso concerto d'addio, Albano Carrisi e Romina Power ci hanno regalato ben 55 anni di carriera. Seppur ormai separati musicalmente i due tornano a farci sognare. La loro terza figlia, Cristel Carrisi, ha deciso di fare un regalo ai suoi genitori. Volto noto dello Zecchino d'Oro. Cristel è stata la presentatrice di diversi programmi. Fino a quando non ha deciso di lasciare la musica per dedicarsi alla sua passione più grande, la moda. C'è posta per te, la sorpresa di Albano e Romina Power. Lacrime e commozione già dai primi minuti a C'è posta per te. La puntata di sabato 19 gennaio si è aperta con la storia di Anna Maria e Giacomo, sposati per oltre 40 anni. Dal 2017 però lui non c'è più,
e Anna Maria non è stata più la stessa. Per questo Armando, Claudio e Giuseppe, i loro tre figli, hanno deciso di regalarle una serata all'insegna dell'emozione, per riavere la loro mamma, quella di sempre. Dietro la busta di C'è posta per te sono spuntati Albano e Romina Power. La coppia della canzone italiana che per tanti anni è stata la colonna sonora della storia d'amore tra Anna Maria e Giacomo. Non devi arrenderti, non ci credo che una donna come te si arrenda, le ha detto il leone di Cellino. E Romina le ha letto la lettera che il marito Giacomo le aveva consegnato il giorno del loro matrimonio. Per chiudere un consiglio, bisogna riempirsi la vita d'amore ogni giorno. E ora forse Armando, Claudio e Giuseppe ritroveranno la loro mamma, quella di sempre. Il tutto si è chiuso con una performance live di Albano e Romina, che hanno cantato Ci sarà. Con Anna Maria che non ha saputo trattenere le lacrime per l'emozione. Romina Power bacia un uomo VIP, la verità a che tempo che fa di Fabio Fazio. Kabir Bedi e il bacio alla Power. Domenica 20 dicembre in prima serata su Rai 1 va in onda la prima puntata del 2019 di Che tempo che fa. Il programma condotto da Fabio Fazio e con la partecipazione di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbacca. Tra i vari ospiti della serata c'è anche Kabir Bedi, il popolare attore che ha trovato la popolarità grazie a Sandokan. Durante la lunga intervista, l'artista tornerà a parlare del presunto bacio che si sarebbe dato con Romina Power. Ma andiamo a vedere le dichiarazioni di Kabir Bedi. A Che tempo che fa si parla del presunto bacio tra Romina Power e Kabir Bedi. Durante la lunga chiacchierata con Fabio Fazio, Kabir Bedi ha anche parlato di Romina Power e del presunto bacio che si sarebbero dati tempo fa. A parlare di questo bacio in primis è stata la cantante statunitense che qualche settimana fa ospite a Domenica in Dimara Veniet ha fatto capire che tra lei e l'attore ci sia stato un fugace bacio. Si tratta di una verità oppure no? Resta il fatto, che qualche tempo fa la conduttrice Eleonora Daniele è tornata sull'argomento chiedendo a Kabir di questo benedetto bacio. L'artista che ha interpretato Sandokan ha risposto così. Non voglio dire il contrario di quello che Romina ha detto, perché la rispetto molto, la verità rimane fra noi. Quello che dice Romina va bene. Romina Power ospite speciale nello show di Albano. Intanto Romina Power è impegnata insieme all'ex marito Albano nella realizzazione di 55 passi nel sole. Lo show musicale che andrà in onda col primo appuntamento mercoledì in prima serata su Canale 5. Mentre il secondo verrà trasmesso il 30 gennaio sempre alla solita ora. In questo programma, oltre alla storica coppia saranno presenti i figli Ari, Cristel e Romina Junior e tanti altri ospiti nazionali ed internazionali. In una recente intervista, il cantautore di Cellino San Marco ha rivelato il significato del titolo della trasmissione. Il 55 è il numero degli anni di carriera mentre Sole per il suo celebre brano Nel sole.